Giornata di sciopero domani per i lavoratori della GTM, società che gestisce i trasporti nell'area metropolitana di Pescara. Assicurate solo le fasce orarie di garanzia. Alice Cercone. Affollata assemblea sindacale in vista della giornata di sciopero nella sede della GTM, azienda che gestisce il trasporto pubblico nell'area metropolitana di Pescara. Rimandata la protesta nazionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha investito il paese, resta invece confermata per domani la mobilitazione proclamata dai rappresentanti locali di CGIL, CISL, Faiza-CISL e UGL. Si preannuncia dunque una giornata di disagi per i cittadini del pescarese. I dipendenti della GTM incroceranno le braccia per 24 ore. Assicurate solo le cosiddette fasce orarie di garanzia. Gli autobus circoleranno cioè dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Nel mirino dei rappresentanti dei lavoratori, l'atteggiamento definito antisindacale dei vertici del gruppo che, questa l'accusa, hanno proceduto con l'esternalizzazione di servizi amministrativi in violazione degli accordi presi in due incontri in prefettura, spiega a nome di tutte le sigle confederali il segretario provinciale della FILT-CGIL Rolandi. Come è accaduto ad esempio alla Saga, dove sono stati assunti due operatori dalla società che gestisce l'aeroporto di Pescara, però sono lavoratori che risultano nel libro paga sostanzialmente della GTM. Denunciate anche sprechi da parte dei vertici aziendali. Assolutamente sì, ci riferiamo a corsi tenuti a New York, in Giappone, le continue trasferte fatte a Milano, fatte a Roma degli attuali vertici aziendali. In un contesto come questo di grande crisi ci sembrano del tutto inopportune.